L'artista non è un maestro, l'artista è uno che descrive delle emozioni, delle sensazioni che in fondo, se tu le ascolti, sono poi le emozioni e le sensazioni dell'umanità. In pratica è un cronista dell'animo umano. Questo concerto mi ha permesso appunto di fare una specie di storia, di un concentrato di tutte le canzoni che ho scritto in 30 anni in pratica. Io penso che sia molto la musica rock, che è un grande mezzo di comunicazione, cioè arriva proprio ai giovani soprattutto, e poi quando tu parli e racconti di cose vere, di emozioni veramente tue, vissute, sensazioni sincere, oneste, che poi in pratica sono quelle che abbiamo tutti dentro, beh, allora è ovvio che è facile che si spargano, per così dire, perché quando io canto, racconto qualcosa, in realtà racconto quello che racconterebbero loro. Ditelo anche ai vostri genitori che era così. Che si sono dimenticati. Hanno più paura di quelli che furono che quelli che rubano. Ed è proprio quello che non si potrebbe che vorrei. Ed è sempre quello che non si farebbe che farei. Ed è come quello che non si direbbe che direi. Quando dico che non è così il mondo che vorrei.
qui si può solo perdere. E alla fine non si perde neanche più. È stata un'esperienza fantastica questa del tour in Europa, perché non immaginavo tanto entusiasmo tra l'altro da parte anche dei, soprattutto non immaginavano quelli che sono venuti a vedere un entusiasmo del genere da parte. Non ho mai visto un concerto con dei fans così entusiasti. Per esempio a Londra sono rimasti tutti allibiti, cioè ricevo da loro una carica tale di adrenalina, capito, che e anche a livello di creatività ricevo una spinta enorme da loro, perché se non fossero, credo che sia loro proprio il mio motore. Io poi sono la loro espressione, in realtà sono la loro voce. Penso di aver portato finalmente il rock italiano, il mio rock italiano, insomma, in Europa, e di aver fatto sentire perché poi in effetti quando vengono in Italia devono bussare per entrare, perché il nostro rock è cresciuto molto. E il gruppo mio è fantastico, è un gruppo che da anni ormai suona insieme a me, quindi diciamo è compattato in un modo che difficilmente ci sono gruppi proprio in Europa così compatti, così precisi nel suonare. Quindi poi le parole in italiano, se anche non le capiscono uguali, perché tanto capiscono gli occhi. E penso che comunque abbia, insomma, lasciato un segno. Beh, dentro di me è una grande soddisfazione. Domani? Ah, domani dormirò. Non lo so, io vado avanti, sinceramente, finché mi diverto e finché ho questa incredibile spinta da parte della gente, io vado avanti. Poi, quando finirà, finirà.